Uno, due, tre! Nuova Puppet Challenge estrema, perché oggi ci saranno in palio delle cose super speciali. Vi avevo detto che se lo scorso video Puppet Challenge avesse raggiunto i 10.000 mi piace avremmo fatto un'altra Puppet Challenge, e ha raggiunto i 30.000 mi piace, grazie mille! Se anche questo video raggiunge i 10.000 mi piace o li supera, ci sarà un'altra Puppet Challenge estrema. Ma ora mettetevi comodi, lasciate un mi piace, prendete i popcorn e iniziamo subito la sfida! Primo round, che cosa offri? Io ti offro un cavallino! Ma aspetta, aspetta un attimo, perché aggiungo anche un'opzione. Questa opzione ti permette di trasformare il cavallino in un unicorno! Quindi cavallino più unicorno, ecco qua la mia offerta. E tu che cosa offri? Carino, il cavallino e l'unicorno. Ok, io ti offro un Puppet che secondo me ti somiglia. Mi somiglia? Ma sì, che senso? Sì. Anche voi scrivete nei commenti se secondo voi somiglia a Vitale questo Puppet. Secondo me sì. Ta-da! Ma come? Il lama! Il lama con gli occhiali! Secondo me somiglia un sacco a Vitale, guardate, soprattutto la faccia. Quindi ti offro il Puppet che ti somiglia e poi ben più agli occhiali, quindi accetti. Fammici pensare un attimo. No, ne voglio di più. Uffa. E va bene, ti offro anche un Puppet super carino. Nello scorso video ci avrete detto che è uno dei vostri preferiti in assoluto. Vediamo. E cioè il volpino. È super carino. Guarda che coda grande che ha. Non puoi non accettare. Guarda che belli questi Puppet. Volpino e lama che ti somiglia. Accetti? Allora, penso proprio che accetterò! Sì, è tutta mia! Prendo il pony e lui. E voi avreste fatto questo scambio? Scrivetecelo nei commenti. Ma ora tocca a me offrire dei Puppet. Secondo round ti offro il granchietto rosso. Il granchietto rosso. Anzi, aggiungo un'altra cosa. Che cosa? E anche l'arcobalena, che so che ti piace un sacco. Oh. Allora ti offro una farfalla arcobaleno e una farfallina volante. Balena. Poi ti offro un triceratopo. Ma a me non piacciono quelli, sono verdi. E vabbè, non fa niente, te lo tieni poi per scambiare. Quindi farfalla, triceratopo e attenzione, 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 ti offro anche un Puppet gigante quadrato arcobaleno. E tre Puppet ti sto offrendo in cambio di quei due. Anche se il dinosauro non mi piace tanto, siccome hai messo il Puppet gigante. Ehi, accetta, lì devi andare, non lì. E va bene, accetto. Sì! Dio, non è proprio quello super gigante, però è grande. Quindi questi sono miei e questi tuoi. Grazie. Che ne dite? Secondo voi ho fatto un buono scambio? Terzo round. Sì. Io questa volta ti offro solo un Puppet. Solo uno? Sì, ma è molto bello, molto ricercato, molto importante, molto introvabile. E cioè la tastiera Puppet arcobaleno! Tastiera! Che bella! Sì, infatti... No, mi sa che non te la do più! Cosa? No, ti offro no! Questa! Ehi! Ma... Non mi interessa questa goccia, io voglio la tastiera! Dai, hai detto che mi aprivi la tastiera, dammi la tastiera! E tu che cosa offri? Non hai offerto niente ancora! Per la tastiera che mi piace un sacco posso offrirti il Puppet pesce rosa, che a me piace un sacco perché è rosa. Poi ti posso offrire il dinosauro verde, visto che a te piacciono i dinosauri verdi e oggi sei vestito di verde. Da dinosauro? Oggi sei vestito da dinosauro? Anche! E poi il polipetto o polpetto. Voi dite polipo o polpo? Io dico polpo. Tu come dici? Polipo, polipetto. Polpetto giallo. Allora mi dai la tastiera per questi? Sembra interessante. Io ti sto dando la goccia, tu mi stai dando tre Puppet differenti. No, la tastiera. Quale tastiera? Non vedo nessuna tastiera qui, quindi. No, non puoi. Aspetta, non puoi accettare. Devi mettere la tastiera. Perché io ti ho offerto la goccia, tu mi hai offerto quei tre. No, quindi no. Accetto. Ok, tieni la tua goccia. Io prendo quei tre. E non c'era il Puppet sopra il tavolo? Non conta, c'era solo la goccia sopra il tavolo, quindi... Cosa?
quei 3 popit per questo misero popit goccia. Tu mi avevi promesso la tastiera. Avrei dovuto aspettare che Vitale la mettesse sul tavolo degli scambi. Mi vendicherò per questo scambio. Tocca a me offrire, anche se sono molto arrabbiata perché Vitale mi ha fregato nell'altro. Ma no, non devi essere arrabbiata con me, devi essere arrabbiata con te che non te ne sei accorta che la tastiera non c'era sul tavolo. Non ti preoccupare, ho un piano per te. Come piano? Che piano? Vedrai dopo. Aiuto! Per questo round ti offro questo popit a cerchio lumaca. Ok. Oh, guarda, è lo stesso identico colore del tavolo. Wow! Un girasole. A proposito di verde, verde menta. 3 bellissimi popit. Bellissimi. Ma a me sembrano brutti questi popit. Come brutti? Hai detto che avevi un piano fantastico per me. Quello arriverà dopo. Ok, ti offro subito qualcosa allora. Ti offro un casco di banane. E basta. Dai, ti offro un'altra cosa anche. Una paperella. Tutto giallo. Dai, la paperella è carina però. Il casco di banana pure. Quindi secondo me ci siamo come scambio. È molto strano che Vitale offra del popit cibo in cambio a popit non cibo. Che strano. Forse perché tu vuoi più popit, quindi dando 2 popit vuoi 3 popit, quindi ti interessa più la quantità di popit. Ma che cosa stai dicendo? Accetto. Wow! Visto che mi piace un sacco sia il casco di banana che la paperella. Ma ti mangiare il fiore invece. Non si mangia. I semi di girasole si mangiano, vediamo. Ma basta, smetti di farmi mangiare. Prossimo turno, tocca a te offrire. Tocca a me adesso. Allora, io ho deciso di fare una cosa. Ti offrirò una selezione di mini poppit. Tipo questo cupcake rosa, questo milkshake arcobaleno, questo gattino con l'unicorno. E poi un altro. Ma non è un gattino quello, vabbè. E lo ricordo. E poi una cacchietta colorata, un fantasmino. Guarda quanto te ne sto offrendo, eh. Poi aggiungo anche questo e poi aggiungo anche questo. Guarda quante te ne ho offerte. Le ananas. Quale ananas? Tu odi le ananas, stai cercando di liberartene. No, io stavo solo cercando di darti un pacchetto di... Sì, va bene, ti volevo rifilare tutte le ananas perché io le odio. Lo sapevo. Vabbè, ma io non le odio le ananas, non so perché le odi, non capisco il perché. Comunque sono super carini quei popit in miniatura, quindi... Ti offro una fragola arcobaleno pastello. Wow. Il popit che si illumina al buio. E altro popit cibo, il cupcake e il limone. Anche se non ti piace il limone. Allora, accetti. Effettivamente io ho offerto tutto questo kit di mini popit, però lei mi ha offerto 4 popit più grandi. E c'è anche il cibo, quindi accetta. Secondo me sto per fare un ottimo scambio, quindi accetto. Sì. 4 popit grandi in cambio di tutte quelle ananas. Ti sei liberato di tutte le ananas. Prossimo round iniziamo con le cose più grandi. E cioè, wow! Un popit grande. Ma quello te l'ho offerto io poco fa. E quindi, e poi il popit cuore gigante. Che è bellissimo, l'adoro. Cosa mi offri per questi 2 popit giganti? Niente. Va bene, dai, adesso ti offro qualcosa, stavo solo scherzando. Allora? Ok, visto che siamo in... Ok, visto che siamo in ambito arcobaleno, ti offro un pinguino! Arcobaleno, però. E basta? Sì. Perché? Volevi qualcos'altro? Io ti sto offrendo 2 popet giganti, quindi assolutamente di più. Ti offro una fetta di anguria! Ma non vedi che quelli sono popet piccoli in confronto a questi 2 popet giganti, quindi... Di più. Ok, allora, restando in tema arcobaleno, ti offro un cagnolino arcobaleno. Oh, che carino. Un dinosauretto arcobaleno. E infine un cupcake arcobaleno quasi. Ma quello è quello che ti ho dato io prima? No. No, quello che mi hai dato tu prima è questo. Vedi che è differente? È vero. Mi dispiace, ma non ci siamo proprio. Ma guarda quanti te ne ho offerti. Come fai? Ma i miei sono giganti, quindi. E i miei sono tanti. Guarda quanti sono. In confronto a 2, sono solo 2 sono i tuoi. Accetta! Hai detto accetta! Accetta! No, hai rifiutato! Sì, me li riprendo, visto che non hai capito il valore di questi popit giganti! Tienili pure allora! Io mi riprendo questi miei popit! Tocca a me adesso! E io ti offro un cilindro di popit! Eh? Ta-da!
Poppet! Il Poppet gigante! Gigante che sembra un tappeto! Lo adoro, è gigantesco! Aspetta, non lo toccare, ancora mio! Che cosa offri tu? Allora, ti offro il Poppet gigante che non sembra più gigante confronto a questo. Guardate, questi uno sopra l'altro è solo un pezzetto piccolo. E poi, guarda, questo è opaco, mentre questo è lucido. Purtroppo mi sono rimasti pochissimi Poppet e questo milkshake. Che ti ho dato io prima? Questo girasole. Non l'avevo già. Questo me l'avevi già dato anche prima, sì. Però tu l'hai rifiutato e ora hai l'occasione di accettarlo. Io prima, goccia! Che è quella che ti ho dato prima io. L'altro girasole ma viola. Questo è bello ma è brutto. Un Elmo che ti piace tanto. Non mi piace! Ma secondo te come faccio ad accettare queste schifezze per una cosa così grande? E poi il cuore gigante! No! Dai, accetta perché mi rimangono pochissimi Poppet e non posso offrire altro. Ma come faccio ad accettare questi Poppet piccolissimi, minuscoli e brutti che ti ho dato io a te? Brutti! Sì, sono brutti! Quindi rifiuta. No. E invece sì. Tieni, io mi riprendo il tappeto gigante. No. Non li voglio i tuoi Poppet. Non li voglio i tuoi Poppet. Mi riprendo il mio tappeto gigante e me ne vado. Ciao. Oh no, uffa. Comunque non c'era bisogno di buttarli tutti così. Però che cosa potrei offrire io? Non mi rimane niente. Che interesse a Vitale. Questi non gli piacciono. Ho un'idea. Tocca a me offrire. Siccome non so che Poppet tu voglia, questo turno sarà un po' diverso. Un po' diverso? E cioè, ecco qua, tutti i miei Poppet, tranne quelli giganti, e tu puoi scegliere da questi quelli che ti interessano di più. Ma allora? Aspetta un attimo. Posso scegliere tra questi oppure li hai messi tutti in palio qui sul tavolo? No, devi scegliere quelli che ti interessano. Ma li hai messi in palio, quindi io accetto! Non hai offerto niente. Ups. Allora, quali scegli fra questi? Allora scelgo il triceratopo. Ok. Il cavallino. La paperella. L'ananas te la puoi tenere insieme a questa. Il fiore già ce l'ho, è doppione. La goccia te l'ho smollata perché non mi piaceva. Mi riprendo la banana, l'unicorno, la farfalla arcobaleno mi piace tanto. E basta. Vabbè, va, mi prendo questo che ce l'ho di questo colore. Ma non è mi prendo, tu devi offrire qualcosa per quei Poppet. Ma puoi prenderteli così. È vero. Ti offro l'ananas. Che... Ma quelli sono miei. Ti ho offerto quelli che non voglio più. No, non funziona così. Ora tu hai scelto quelli, sì. Quindi questi sono in palio dal mio lato, non rubarmeli. E ora tu devi offrire qualcosa per questi Poppet. Allora, che cosa offri? Ok, allora ti rioffro, per prendermi quelli che ti ho offerto io prima, tra l'altro. Io ti offro, visto che ti piaceva tanto, il tappeto! Sì! Il tappeto gigante! Il Poppet gigante! Allora che fai? Accetti adesso? Accetto, non pensavo che tu volessi scambiarlo. Sono super contenta di questo Poppet gigante. Evviva, guardate che grande, adoro. Evviva, questi sono tuoi. Questi li prendo io. Passiamo ora all'ultimo round. Berlino ha accettato al posto di Vitale. Bravo. Grazie Berlino, grazie per avermi tenuto il posto mentre mangiavo. Dove eri finito? Cosa stavi facendo? Ero in bagno. Merlino mi stava sostituendo momentaneamente, vero Merlino? Che cosa hai fatto? Hai accettato? Hai scambiato? Che hai fatto? Merlino ha deciso di interrompere il gioco. Si è sdraiato sul tavolo. Forse anche lui vuole essere scambiato. Ma cosa vuoi essere scambiato, Merlino? Dai Merlino, non puoi dormire sul tavolo, hai il letto lì. Vai a dormire nel letto. Voglio scambiare un po' di crocchette. Per questo ultimo round ho tenuto da parte il pezzo migliore. Ma per questo mi dovrei offrire tutti i Poppet e anche di più. Sei pronta? Vuoi sapere? Ok, che cos'è? Vuoi sapere che cos'è? È nuovo, eh? E uno, due, tre! Il nuovo iPhone celeste? Ebbene sì! Wow! Ecco qua! Wow! Cosa sei disposta ad offrire? È bellissimo! Oh no, che cosa posso offrire per quello? Non accetterà mai niente! Ho un'idea!
ti offro quanto pesano tutti i miei poppit, tutti, quindi il cuore, il poppit gigante, tutte le, vabbè, queste tutti gli altri poppit e in più il poppit tappeto che abbiamo appena scambiato. Allora accetti? No, ci vuole molto di più per il nuovo iPhone, quindi di più. Ah, uffa, lo sapevo, ma non ho più poppit, quindi devo mettere in palio qualcos'altro. Aggiungo una cosa che secondo me è fantastica. Ta-da! Lo riconosci? L'airpodone scorreggiare! Ve lo ricordate? Se avete visto lo scorso video ve lo ricorderete molto bene. Anche Berlino è interessato all'airpodone scorreggiare. Puzzolenti. Berlino è scioccato. Berlino sta cercando di odorare l'erpodone scorreggione. Allora metto in palio anche l'erpodone scorreggione, così me ne libero finalmente. Allora non puoi non accettare questo pezzo, tutti i miei poppit più l'erpodone scorreggione che tu adori. Quindi accetti. Allora non puoi non accettare, dai, accetti. Anche se mi piace tantissimo, devo chiederti di più. È un iPhone alla fine, nuovo pure. E va bene, non mi resta che una cosa da offrire. Stai zitto, erpodone. Sono costretta a offrire. Ta-da! Ma insomma è impossibile parlare con questo coso. Dai, prendilo tu. Allora, guarda, ti sto offrendo il mio iPhone in perfette condizioni. È un ottimo affare perché ti sto dando tutti i miei poppit, più l'airpodone scorreggione, più il mio iPhone. Allora, accetti, è un ottimo scambio. È un'offerta che quasi non si può rifiutare solo per l'airpodone scorreggione. Però voglio di più. Voglio di più perché non mi fido. L'altra volta mi hai fregato con la scatola vuota. Cosa di più? Ma ti sto dando un sacco di cose. Ah, non ti preoccupare per la scatola vuota. Da, ti faccio vedere, guarda. Eccolo qua, vedi? Ah. È vero, reale, funzionante. Quindi non sto cercando di fregarti. Allora, accetti. Voglio comunque qualcosa di più. Mi ricordo infatti che hai, che tu hai qualcosa che io voglio e che non hai offerto. Basta! Qualcosa che io ho che non ho offerto che tu vuoi. Questa potrebbe essere solo cibo. Ho capito! Questa! La Super Poppit per metterla nel nuovo iPhone. Cioè nel nuovo, nel mio iPhone. Ho capito, sei furba! Poppit! E va bene, metto anche questa e così non mi rimarrà proprio più niente di Poppit. Allora, accetti, non posso offrire nient'altro. Non lo so, ho bisogno di rifletterci un po'. Ma come? Guarda tutte queste cose. Chiederò la risposta all'airpodone. Eh? Airpodone, dimmi tu, che cosa devo fare? Vedi, era un sì quello. Si capiva, era un sì. A me sembrava più un no. Che cosa devo fare, airpodone? Ok, mi ha strillato addosso. E allora accetto con l'arpodone! Accetto! Ho fatto bene, arpodone? Ho fatto bene! Mi sono liberata dell'arpodone scorreggione! Oh, il nuovo iPhone! Ora lo apriamo assieme! E per te il mio iPhone e tutte le mamme! Tutta la vita! E lui continua a scorreggiare! Voi avreste fatto questo scambio? Scrivetelo nei commenti, ma ora possiamo aprire il nuovo iPhone, vediamo com'è! Sei contento del tuo nuovo scambio? Ah, sì, moltissimo! Guarda quanto gioco ho preso! Allora, ho preso tutti i poppit, ho preso il tuo iPhone, aspetta, il tuo iPhone,
E l'erpatore scorre giovanissimo. Svitale sembra più contento per l'erpatore fra tutte le cose. Portalo via, non voglio più sentire! Pronto! Merlino, tu che ne pensi dell'erpatore scorreggione? Anche Merlino sta guardando. Vuoi vederlo anche tu? Fammelo odorare, vediamo se si può mangiare. Oh, wow! Guardate che bel colore! Vediamo. È proprio celestissimo! Come gli occhi di Merlino! Guarda che bello! No, non si mangia! Qua c'è il cavo e le istruzioni, ma togliamo la pellicola. Vediamo. Oh, wow! C'è la pellicola anche qua dietro? No, non c'è la pellicola qua dietro. A me piace un sacco il colore celeste, sono super contenta di questo scambio. Il mio invece, cioè quello di Anita di prima, è bianco. E chissà, magari nella prossima challenge riusciremo a scambiarli. Effettivamente il celeste mi piace. Ma sbaglio, là dietro c'è Merlino che vuole giocare con noi. Ciao Merlino. Anche Merlino vuole fare la challenge. Pronto, pronto, chi parla? Pronto, sì. Dammi la croccante! Circe! Circe! No! Sono impegnato adesso con i patroncini! Sì, sono Merlino! Voglio fare un ordine di 20 kg di crocchette! Potete consegnare subito? Ok! Vi aspetto allora! Lasciate un bel mi piace se volete vedere la rivincita. Chissà se questo iPhone sarà in palio anche nella prossima challenge. Lasciate un bel mi piace e ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione, ciao, ciao.